Nella tuta col bevi, non richiamerò. Lo ballano a tutte le latitudini, giovanissimi e insospettabili. Vieni, vieni, vieni. Se è lui, allora, Mahmood, a chiederlo, sì, impossibile sottrarsi. Baby, non richiamerò. Tutta Gold è un successo planetario, certificato disco d'oro. A 10 giorni dalla finale si consacra il brano sanremese più ascoltato in streaming. In questi 2 anni e mezzo credo di essere maturato parecchio a livello proprio emotivo, no? Una metafora, la tuta d'oro, quell'armatura che gli è servita per crescere nella sua Milano. Un po' vittima di bullismo, come dice in una strofa, eppure grato alla vita di periferia da cui ha mutuato l'espressione urban del suo personalissimo stile. Mi piace sempre tornare nel quartiere dove sono cresciuto, dove ci vive ancora comunque mia madre. Mi aiuta comunque a rimanere sempre un po' con i piedi per terra. C'è anche un po' della mia famiglia in realtà in questo testo, in questa canzone. Sono molto orgoglioso. Mia mamma non la sopportava più quell'estate perché tutta la mattina ho scritto 5 ritornelli di Tuta Gold, ragazzi, uno più brutto dell'altro. È difficile stare a modo. Centrale la famiglia nelle sue canzoni, dalla prima vittoria a Sanremo in cui parla del padre egiziano che voleva solo soldi, per quell'uomo che lo abbandona quando ha 6 anni, nessun rancore, dice in un'intervista. Mia mamma mi ha fatto da madre e da padre, non posso dire che papà mi sia mancato, perché lei mi ha dato tutto. Con tenerezza le dice in sardo, chi lo avrebbe mai detto, dopo la vittoria con brividi. Com'è profondo il mare. Posso dedicare questa canzone, sì, sia alla Sardegna che a mia mamma? Assolutamente, assolutamente. C'è qualcosa che... Un amore speciale per la sua Anna, che ha sempre creduto in lui quando c'erano pochi soldi e tenacemente lo portava ogni giorno a lezione di canto, affrontando un viaggio. Mia mamma metteva in casa i pezzi di Battisti mentre in macchina con mio padre ascoltavo canzoni egiziane. Il brutto momento vissuto nella Torre di Milano in fiamme, dove si era appena trasferito, è stato un trauma, un'esperienza che ha elaborato grazie alla psicoterapia e che ha influenzato anche l'ultimo album, Nei letti degli altri. Per non farci più male. Il letto per me ha un significato molto profondo, no? È il luogo in cui pensiamo, diciamo, ai nostri problemi, alle nostre paure.